esperemos la ira en la primavera. Sono qui con Giuseppe Riccio dei ciclisti, del presidente dei ciclisti del Bosco. Io sono onorato di stare con te, Peppe, in questo magnifico, questa magnifica location del Monte di Procida. Siamo bellissima, qui sotto, bellissima veduta. La giornata, infatti. La giornata è stupenda. Esatto. Di fronte ci abbiamo Ischia. Adesso andiamo a riprendere, da stiamo accingendo sotto a questo monumento che penso che sia. Io la vedo, non lo capisco questo. Penso qualcuno che protegge il mare, il marinaio, qualcosa che protegge i... E in braccio c'è il bambino, vedi, guarda, poi ci sono i capelli al vento, quindi suppongo che ci sia il vento. Questo vengono dedicati ai marinai. Marinai, ai marinai, perché questo c'ha la veduta proprio... Esatto. Che protegge con tutti coloro che navigano per il mare. Vieni, guarda la, vieni a riprendere la veduta perché... Molto conosciuto nella zona di Qualiano, quindi noi notiamo tutte le sue, i suoi scatti sui social network, che poi lui è molto famoso, è una persona molto buona. Ciao Angelo, come stai? Bene? Tutto bene, grazie. Siamo qui in compagnia oggi a festeggiare anche il compleanno di Lucia De Palma. Lucia, sì. Quindi facciamo gli auguri a Lucia e Angelo coglie l'occasione di farglielo qui da questa magnifica, sì, da questo panorama. Auguro buon compleanno a Lucia. Lucia, il cognome com'è? De Palma. Lucia De Palma. Lucia, auguri! Quindi la salita del Monte di Procida per Angelo Capasso, che è stato duro, vabbè, ricordiamo gli anni scorsi, Angelo Capasso era uno che camminava abbastanza, adesso è stato un po' spesso. Una calmata, diciamo così, anche dovuta dagli impegni lavorativi e familiari. Sì, come tutte le cose. È fisici, ma è importante che uno abbia sempre lo spirito per rimettersi in bici e di stare in buona compagnia con tanti amici, come vediamo qui. Il gruppo del Bosco è un bel gruppo eterogeneo di tante persone allegre. Direi molto sincere e leali, no? Ok Angelo, è tutto dal Monte di Procida, ti saluto. Ok, Beppe, ciao. Ciao Angelo, ciao. Servizio. Tu dimmi, non mi lascerai, io non ti lascerò.